Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante e pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. C'è una bevanda per tutti che unisce i sapori e le tradizioni d'Italia. Per lei che cerca il sole nelle giornate più buie. Per te che ami la natura ed il suo gusto unico. Per voi che con quattro risate ed una chitarra create la felicità. Dal profondo sud della Calabria nasce una bevanda dal gusto inconfondibile che è fatta per ognuno di noi, per tutti, per te. Bergotto. Parisi Fashion sfila la moda. Stile da femme fatale, look casual chic e note vitaminiche. Scopri con noi i capi e gli accessori della prossima stagione calda. Colori brillanti, linee vaporose e tanta voglia di fantasia, di dettagli vistosi. Le collezioni per la primavera estate 2018 viste sulle passerelle. Parisi Fashion sfila le migliori marche. La camiceria Mastai Ferretti, la giubbotteria di Canadians, Alviero Martini, Siviglia, USA Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallisi, le borse Gattinoni e Save My Bag. Parisi Fashion sfida la moda in corso Vittorio Emanuele 22 a Siderno. Perché mi cintura necessita tua aiuta, non lo tengo in la spena. Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio.
Buona giornata, buona mattinata cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa in diretta su Telemia per la nuova giornata di informazioni che andremo di qui a inaugurare. Partiamo con la rassegna stampa e partiamo subito con il sito internet telemia.it. Come vedete, Locride, nuova operazione antidroga dei carabinieri, non è nella prima né nell'ultima, ma è una di una lunga serie che negli ultimi giorni purtroppo è stata, o per fortuna diciamo, dalle forze dell'ordine smantellata un'organizzazione dedita appunto alla produzione e al traffico di droga. 'Ndrangheta pentito, ex magistrato mi chiese di favorire un boss. E qui Pino Scriva: la deposizione fa riferimento all'ex procuratore di Palmi. Capiremo poi all'interno dell'articolo di chi si tratta, giudice Tuccio se non sbaglio. Olivero rilancia il mare da bere, il governatore esalta il lavoro della task force sulla depurazione, ma vedrete che purtroppo sulla depurazione c'è ancora tanto da fare. Proprio ieri lo sbocco a mare, possiamo dire così, delle fogne di Melito Porto Salvo e la fuga conseguenziale dei turisti dalla spiaggia. Michele Cataldo lascia il Consiglio Comunale di Siderno per motivi di salute. C'è una lettera dal coordinatore Caruso che appunto annuncia queste dimissioni. E poi Camini: nella giornata mondiale del rifugiato il pane unisce i popoli. Poi ancora 'Ndrangheta che abbiamo già letto. Locride, comunicato situazione ADDA su docenti di sostegno. E poi SOS Ponte Alaro, Colonia Marina, una firma per la dignità nella viabilità locridea. E poi Serie D, SD Roccella, Giampà verso la conferma, sembrava quasi scontato, insomma arrivano le prime notizie della riconferma di Giampà. Andiamo ancora sulla cronaca, ma abbiamo visto ieri e poi il malore Reggio Calabria, il ramo che cade da un albero sul lungomare e colpisce un prete che rimedia una brutta ferita alla testa. E poi a Siderno muore signora settantenne di Marina di Gioiosa accolta da malore mentre si trova alla guida della propria automobile. E quindi direi di fermarci qua. Ne approfitto per ringraziare dal nostro sito internet tutti coloro che seguono Telemia anche tramite social network, vedete, tramite Facebook che in questo momento è inquadrato. Pensate, abbiamo raggiunto oltre 30.000 mi piace, vedete 30.287 mi piace. Anche questo è un indice di gradimento per la nostra programmazione, quindi è un, possiamo dire così, un nostro riferimento che ci gratifica anche per il discorso del web. Grazie a tutti coloro che ci seguono con costanza e sappiamo la rassegna anche sui vostri cellulari e tablet da tutto il mondo. Partiamo dal Quotidiano del Sud che, come vedete, titola con la notizia di Di Maio, De Masi da Di Maio, una public company, barriera contro le mafie. E qui la foto dei due, sono incontrati ieri il ministro delle attività produttive con Antonino De Masi. E poi Brasile e Belgio vanno ai quarti, sconfitti Messico e Giappone. Centro pagina, la povertà priorità su tutto. Insediato il tavolo regionale, a disposizione circa 50 milioni. Il piano, politiche sociali, formazione e un fondo da integrare al REI. E poi vedete questa fotonotizia che riguarda appunto la sanità ed è un bimbo ritratto con un morbillo. Il primario Sperlì: non c'è un'epidemia di morbillo, ma vaccinarsi è fondamentale. Vedete a sinistra Invitalia, arresto al sud, oltre 600 domande inviate. Un'altra opportunità per i giovani che vogliono rimanere in questa terra, ma capiremo più avanti se lo strumento, se è uno strumento diciamo che produce effetti importanti oppure come altri rimane un palliativo. Riace, vedete, accoglienza migranti, un'eccellenza in crisi, il primo intervento è di Mario Capanna. Andremo a vedere poi a pagina 2-3 il Quotidiano del Sud che spesso torna su Riace con articoli di Francesco Sorgiovanni. I cartelli turistici sulla 2, un disastro. L'assessore regionale dei trasporti scrive all'ANAS: rimuovere e correggere tutto. Follia, il porta a porta in estate. Continuano le criticità a Reggio Calabria. Pizzimenti di Forza Italia presenta idea progetto. Raccolta differenziamola 2.0. E poi Grillo e la sindrome dell'archeologo con i paraocchi. Vedete, San Floro, la salute passa alla tavola, e poi a Mantea, multiservizi, gli arrestati rispondono al GIP.
altri due notizie inserite sul quotidiano del Sud. Andiamo a Gazzetta, vedete Gazzetta, il titolo in rosso in alto: rifiuti, AVR vuole 11 milioni, la società batte cassa con il comune, ma il comune appunto è in difficoltà. Il servizio di igiene pubblica, di igiene urbana in città sta vivendo un momento veramente delicato. E poi vedete l'omicidio che abbiamo dato ieri, calabrese assassinato in Canada, si tratta di Commisso insieme alla fidanzata, erano su un SUV, ecco il SUV bianco che appunto ci mostra il momento, è rimasto così come diciamo come la scena, come è avvenuto appunto l'attentato. E poi vedete Reggio, l'ex giunta rischia il processo, fissata il 17 settembre l'udienza preliminare, contestati i dati di abuso ufficio e falso. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Falcomatà e del primo esecutivo comunale. Vedete decreto dignità, una stretta sui contratti a termine. E poi rapporto Istat, numeri positivi dal mercato del lavoro. Andiamo in colonna, ecco la notizia che diciamo prima, il perito scriva tira in ballo il giudice Tuccio e Filippone. E poi Reggio, botte e soprusi a un'anziana condannata, badante, la prova è filmata appunto dai carabinieri, la vedete qua, mentre purtroppo colpisce l'anziana donna. Reggio Calabria, lungomare, cade un ramo da un albero, feriti due preti. L'imprenditore De Masi incontra Luigi Di Maio, mentre a Melito le fogne esplodono, tutti in fuga dalle spiagge, e sono quelle notizie che non avremmo mai voluto leggere in un periodo come questo. Pensate un po', vuol dire proprio farsi male, un paese come Melito che si affaccia sullo Ionio con delle spiagge molto belle, che si ritrova i turisti in fuga per via delle fogne. Non si può arrivare a luglio ed avere questi problemi, sicuramente nella gestione c'è qualcosa che non va. L'Italia multiculturale è d'oro, vedete le quattro ragazze italiane che hanno dato grandi soddisfazioni. E poi altro naufragio, 114 vittime, l'Europa si blinda, i migranti muoiono e la Merkel si salva. Allarme Financial Times da Trump e Salvini, rischio Weimar per l'UE. E poi spostiamoci in basso, vedete vivi 12 ragazzi thailandesi che erano rimasti recuperati dal sub in una zona asciutta in una grotta da 9 giorni, pensate un po', sono rimasti vivi, ma insomma è stata dura per loro rimanere in una grotta, recuperati, pensate, dai sommozzatori. E poi Milano, le coltellate al figlio dell'avventura, 4 fermi, si sta facendo giustizia anche su quell'episodio. Mondiali, Brasili super, rimonta Belgio, vedete i mondiali che purtroppo, dico io purtroppo, non entusiasmano gli italiani per ovvi motivi. E ci fermiamo con le copertine, ora possiamo direttamente rimanere in Gazzetta, quindi andiamo avanti e andiamo a leggere quelle che sono le notizie sia sul piano nazionale che sul piano locale. Partiamo dalle pagine, dalla seconda pagina, che come vedete Gazzetta inserisce in primo piano, la staffetta diventa un caso politico, Salvini vengano a Pontida, Saviano il trionfo nella 4x400 di 4 connazionali di colore è la migliore risposta al razzismo. E poi Fortezza UE, sigillare la rotta del Mediterraneo, affonda perdon, barcone con 130 a bordo, salvi solo 16, una vera e propria strage. Terzo naufragio in 4 giorni, 10 bambini tra le vittime, ripescati i corpi di 3 neonati. Purtroppo sono notizie terribili. Decreto dignità, punito chi delocalizza, per i contratti a termine il limite scende a 24 mesi, la delega del turismo passa al Ministero dell'Agricoltura, quindi via libera del CDM al provvedimento che prevede una stretta sulle imprese che lasciano il paese e licenziamenti più salati, ma non è per la pubblica amministrazione, è sempre due pesi e due misure, aggiungo io, tra privato e pubblico. Al via il tavolo entro 60 giorni un contratto avveniristico per i rider. L'ombra della Superlega alle elezioni europee imbarazza il PE.
vediamo. L'Europarlamento di Strasburgo reagisce con indifferenza all'annuncio di Matteo Salvini di voler costituire una internazionale populista, il Financial Times, verso una Repubblica di Weimar. E poi ancora, vedete, la compravendita dei senatori per il CAV, il processo si conclude con la prescrizione, confermato il risarcimento per Palazzo Madama. E poi vedete, Renzi continua a prendere tempo ed avverte il PD, no a capri espiatori, i Dem ancora una volta divisi sulle strade da percorrere, questo di notizie nazionali. E poi palpeggiava le pazienti, ostetrico sospeso dalla professione, ed è giusto così. Sant'Agata di Militello, sessantenne in servizio all'ospedale, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di 14 donne. Pensate un po', questo era proprio un vizio. Tutte le donne alla prima gravidanza inesperte, appunto, è stato inchiodato dai carabinieri. E poi la rosa fu gettato da vivo nel bidone con acido. L'ex giocatore del Brugherio Calcio morì soffocato. Per il suo assassinio sono in cella una donna e il figlio. Ucciso con crudeltà, premeditazione e particolare efferatezza. Lo vedete in questa fotografia, Andrea La Rosa, il calciatore che aveva militato in Serie C. E poi fermate 4 persone per il ferimento di Bettarini Junior, il figlio del calciatore, e di Simone Ventura è stato operato. Si tratta di 2 italiani di 24 e 29 anni e di 2 albanesi di 23 e 29, che ora sono accusati di tentato omicidio. Pagheranno probabilmente per questa accusa di tentato omicidio. Per l'omicidio Vassallo, un indagato è un carabiniere ed è già in carcere per altri reati. La procura di Salerno ha formulato l'ipotesi di concorso in omicidio. Andiamo avanti, Gazzetta del Sud. Il Messico, svolta a sinistra, trionfa il populista Obrador. E poi miracolo in Thailandia, tutti i ragazzi nella grotta. Questa è una bellissima notizia, vedete, i ragazzi che erano rimasti bloccati in una grotta sott'acqua, si sono salvati, 12 ragazzi sono riusciti a sopravvivere, pensate un po', mi sembra, vediamo quanti giorni, 9 giorni, quindi insomma un vero e proprio miracolo, perché insomma senza avere viveri, acqua e altro, 9 giorni in una grotta sottoterra, insomma non è semplice. Economia, vedete l'ultima pagina della Gazzetta, la parte nazionale e internazionale, cala la disoccupazione, più posti e più giovani al lavoro. L'Istat, il tasso si ferma al 10,7%, il valore più basso da metà del 2012. Si riducono le schiere di quanti sono alla ricerca di un impiego. Il lavoro è sempre meno. Mediaset soffre dopo gli auspici del ministro Di Maio, perché a Piazza Affari meno 3,6%. L'idea della nascita di una Netflix italiana sostenuta dal vice premier. Quindi il problema di Netflix potrebbe creare concorrenza, ma io dico ben venga la concorrenza quando poi si guadagna, si concorre in maniera positiva e sempre a vantaggio dell'utente. Borsa in calo, spread oltre il 240, quindi anche là. Allora, affonda il titolo Recordati, mercato deluso. Andiamo, lasciamo l'economia che non ci compete più che altro, e poi anche il calcio. Ecco, rimaniamo in Calabria e partiamo da infranto il sogno del boss Vetrinetta. La collaborazione del giovane Rampollo ora potrebbe far decapitare la cosca. Nel 2011 Pantaleone Mancuso del 47 vantava che nella famiglia di Limbadi non c'era mai stato un pentito, ed è arrivato Emanuele Mancuso, lo vedete, il collaboratore. Ancora nessuna indiscrezione sulla dichiarazione di Emanuele Mancuso, già in un luogo segreto. Ovviamente è così, va protetto e tutelato. Guerra di mafia in Canada, calabrese, quindi Locrideo Sidernese ucciso a Woodbridge. Cosimo Comiso assassinato assieme alla fidanzata, e qui ci ragiona sopra in questo pezzo Arcangelo Badolati. Pensate, la vittima non era uno sprovveduto. Gli investigatori italiani 5 anni prima l'avevano intercettato a Siderno mentre dialogava con Giuseppe Comiso, detto Mastro, capo dell'omonima cosca. Quindi tutto il riferimento parte da Siderno, e lì, voglio dire, aveva un ruolo non indifferente in Canada, almeno per quanto ci dicono gli investigatori.
e poi andiamo in basso, io resto al sud, oltre 600 le domande. La Calabria, una delle regioni più attive, è chiaro. Ieri a Reggio presentati i primi risultati del progetto rivolto agli under 36. E poi ancora una lettera del gruppo Di Masi. Di Masi usa spesso i giornali per scrivere lettere o comunque annunci. De Masi al sud, innovazione e sviluppo. E poi Comune di Reggio, la procura vuole il processo per l'ex giunta. Il sindaco Falcomatà e quasi tutto il primo esecutivo devono difendersi dalle accuse di abuso d'ufficio. E poi vedete ancora il giudice Tuccio mi chiese di non nominare Filippone, lo rivela il pentito Pino Scriva in corte d'assisi. Vedete, Rocco Santo Filippone imputato a Reggio nel processo Ndrangheta stragista. E poi vediamo ancora il boss della Piana conferma, da latitante fui ospitato a casa sua. Quindi riconosci in fotografia l'anziano capo Ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, Rocco Filippone, seppure a stento, colpa della vista che a 72 anni non è più quella di un tempo e gli occhiali sbagliati che lo spazientiscono nel corso del complicato collegamento in videoconferenza. E che cosa fa? E chiama in causa l'ex procuratore di Palmi Giuseppe Tuccio, che gli impose di omettere da un verbale di interrogatorio il nome di 76enne di Melicucco, imputato insieme al padrino di Brancaccio Palermo, Giuseppe Graviano, nel processo 'Ndrangheta stagista. È sempre un nome storico della criminalità organizzata calabrese, quello di Pino Scriva, da 35 anni pentito della 'Ndrangheta. Poi l'anziano capoclan Giuseppe Graviano sono imputati per gli attentati ai carabinieri. E poi vedete, è morto volendo recuperare la canna da pesca, il rumeno deceduto nel lago Arcieri a Laureana di Borrello. Ecco il mistero che verrà risolto dopo l'esame autottipo che sarà effettuato nei prossimi giorni. E poi un esercito di 11.000 candidati si contende 49 posti di lavoro. Di che si tratta? Sono le selezioni per l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Ieri alla Lamezia Terme è stata avviata una prova selettiva. Pensate un po', 49 posti, 11.000 candidati. Un vero terno al lotto. Sulla cronaca di Reggio, rifiuti, AVR batte casse, vuole 11 milioni. Sulla differenziata, no a sirene strumentali. E poi Metro City, il bilancio arriva in aula. E poi a Castore mancano 7 migliori, a Benavoli possibile iniziare l'attività avendo a disposizione pochi fondi. Sul mancato avvio della società il presidente declina ogni responsabilità e naturalmente accusa il comune. E poi attendiamoci colora la festa dell'estate con la creatività, tante attività dell'associazione. Quando la longevità si conquista a tavola, l'agroalimentare, il farmaco del millennio. Avete capito? Le vere medicine sono e l'alimentazione. Maltrattò anziana, condannata la badante romena. Un'indagine lampo dei carabinieri che ripresero in diretta le botte e i soprusi. Ha liberato 85enne, parte offesa, quindi è importante che poi alla fine si riesca a fare giustizia. Un inferno, qui dice l'articolista, lungo 7 mesi. La denuncia è partita dalla figlia della parte offesa, che notò diversi strani lividi sul corpo della madre. E poi vediamo nell'aria c'è odore di rimpasto a Villa San Giovanni, Rechichi resterà vice, turnover tra l'esterno d'Agostino e Francesca Porpiglia. Mentre si attende il rientro del sindaco Giovanni Sigladi. Praticamente Sigladi deve rientrare dopo aver scontato il periodo, diciamo, di astensione dalla sua carica, proprio determinato dalla legge Severino. La sentenza Bandafalova pubblicata all'albo e comunicata al Consiglio Comunale. E poi all'interno dell'articolo vedete la giunta e l'intera maggioranza consiliare accanto anche al sindaco Siclari. Rimaniamo sempre sulla Tirrenica, delibera di giunta, videosorveglianza per una villa più sicura. Ovviamente una villa è Villa San Giovanni. Danni del maltempo, la triade chiede lo stato di calamità a Scilla e a Bagnara, Ceramida, i riflettori di Striscia. Bagnara, gli abitanti del borgo vogliono attirare l'attenzione sul monte. E poi vedete, ricordato l'impegno di Palamara, cerimonia in biblioteca insieme al figlio Luca e Legnini del CSM.
poi gli zicconi multiservizi dopo l'arresto della triade è stata revocata Pileggi. E poi dissesto, e questo a Palmi, da esorcizzare l'amministrazione prova a cancellare gli errori, vogliamo porre le basi per una sana e oculata gestione presente e futura nei modi dettati dalla legge vigente. Cittanova, la banca di credito cooperativo, multata per 200.000 euro. Il provvedimento è stato emanato dalla Banca d'Italia. Poi nell'articolo dirà il perché. Taurianova, misura a favore del commercio, inascoltate le nostre proposte. Scarfò e Perri all'attacco della maggioranza, ci hanno voltato le spalle con arroganza e senza una spiegazione valida. Ancora scrive Teresa Cosmano, hanno predisposto un piano selettivo che contrasta con gli interessi generali dei negozianti, mentre a Gioia Tauro distruzione di fauna protetta, 3 denunce, e poi fra loro 2 di Polistena restano in carcere, i 7 coltivatori d'erba. Il GIP di Palmi ha convalidato l'arresto e la misura cautelare, la piantagione individuata dai carabinieri incontrata a Fondo Signori di Laureana di Borrello. E poi Rinascita, 5 fondi, esorta basta dubbi e insinuazioni. Finiamo quest'altra pagina della Tirrenica. Fico alla Valle del Marro. Polistena, il presidente della Camera, dopo l'ennesima intimidazione alla cooperativa che aderisce al circuito di Libera, dice Fico, non mollate, lo Stato è con voi. Avviso pubblico, esorta le forze dell'ordine a interrompere questo stilicidio. Non è così semplice come si pensa. Da anni fanno un lavoro importante nella piana di Gioia Tauro. E questo ovviamente è riconosciuto all'unanimità. Chiusura con Lodi, le mamme non intendono arrendersi a Gioia Tauro, lo scrive Domenico Latino. E poi De Masi a colloquio con Di Maio, lo vedete, soddisfatto di questo governo, così dice De Masi, l'imprenditore di Rizziconi ricevuto nella capitale dal ministro. E poi report dell'amministrazione Tripodi, San Ferdinando fra criticità e azioni avviate, personale inadeguato sul piano numerico e in alcuni casi anche professionale. Vediamo in basso, i 5 Stelle alla presentazione dei progetti venerdì nella sede del gruppo imprenditoriale a Gioia Tauro. E poi arriva l'estate, andiamo sulla Ionica, qui dice l'estate vera ed è incubo. Fogne esplose e bagnanti in fuga, vedete quello che accade a Medito Porto Salvo, lo scrive Giuseppe Toscano, spiaggia invasa da liquami, Iaria, cosa aspettano a dimettersi, weekend da dimenticare e divieto di balneazione obbligato, una vera e propria rovina purtroppo in pieno inizio estate. Cimiteri, la giunta programma il restyling a Montebello, a Bovalino un municipio inadeguato, minoranza senza casa, la polemica continua. E questa, secondo la giunta Mesano, l'edificio non dispone di stanze adatte. E qui c'è ovviamente la polemica. L'idea dei gruppi di opposizione è spostare le associazioni ospitate al pian terreno. Quindi togliere via le associazioni. Questa è l'idea dell'opposizione. Primo consiglio e prime polemiche. Paino, ci ha mancato di rispetto. Condofuri per l'opposizione, seduta vuota di contenuti. A Bova la scomparsa di Filippo Violi, insegne grecanico. È conosciuto, era conosciuto, aveva 71 anni. Merito Porto Salvo, il concerto più bello è Senza Barriere, tenuto dai ragazzi dall'associazione guidata da Nunzio Pellicone. A Roccella Ionica, il porto paradiso degli artisti da strada, il riuscito festival che per 2 giorni ha animato lo scalo turistico. Ponte Allaro, tante parole, il tecnico, non ci sono pericoli. E così, Caulonia malcontente, nuove manifestazioni in vista per la strozzatura. Moladori, che è dell'ANAS, nessun movimento sospetto, lavori al via a settembre, veramente doveva essere luglio. Comunque vediamo, l'attuale viadotto una volta completato di nuovo potrebbe diventare una pista ciclabile perché ci sono più corsie, quindi sicuramente sarà più grande di come è ora. Vedete, il sopralluogo notturno, i lavori di costruzione del nuovo viadotto dovrebbero dare inizio
dovrebbero durare un anno e mezzo, quindi ancora quell'anno famoso detto è diventato mezzo. Ahimè, si continua ancora a ritardare, vedremo. L'importante è che comunque ci sia la sicurezza per la transitabilità, questa è la cosa più importante, è che comunque ci si affretti prima possibile a ricostruire, ormai il danno da 3 anni è fatto. E poi Siderno, dal giorno 15 in centro negozi aperti fino a tardi, c'è un'ordinanza probabilmente del sindaco, l'associazione commercianti guidata dal presidente Pino Canzonieri che ha lavorato a 2 proposte. E poi il Movimento 5 Stelle ha inaugurato l'isola che non c'è, Siderno, singolare cerimonia, Tarsi e Arrigo hanno officiato travestiti da sindaco e da prete. È una bella idea, insomma, eccoli qua. Vedete, Luigi Tarsi e Arrigo hanno inaugurato l'isola che non c'è. Peccato non essere andati con le nostre telecamere, avremmo visto delle belle. E poi sorpresi in fragante a irrigare un campo di canapa indiana a Siderno, arrestati Vito Passafaro e Andrea Cara. Ma se non sbaglio non si tratta di Passafaro, ma lo trovo proprio qua. Ma sì, Passafaro, perché era stato scritto Passaforo, ma il nome è Passafaro. E poi ancora Siderno, consiglio Cataldo lascia al suo posto, entra la Romeo, mentre Monasterace una bella lezione, un saggio ginnico abbatte ogni confine, lo sport ride in faccia a ogni tipo di discriminazione. Andiamo in basso, vedete, il comune dimentica a Riace il patto per la sicurezza, interrogazione della minoranza, Roccella primo concerto l'8 luglio, giovedì la presentazione del Roccella Jazz Festival. Poi vedete il tempo che ci fa riscontrare qualche nuvoletta mentre domani continua un cielo instabile con nuvole che appaiono qua e là, ma dobbiamo dire che continuiamo ad assistere al grande caldo. Quotidiano del Sud, andiamo a sfogliarlo, vedete in questa pagina in grande si parla di Mimmo Lucano, vedete la fotografia con Wenders, allora se non erro sì, e allora vedete il modello Riace, 20 anni dopo il primo sbarco di migranti, un'eccellenza dell'accoglienza rischia la fine, purtroppo è vero, è così, una staffetta di solidarietà, via alla gara, interventi, pensieri, riflessioni, foto per la vicinanza ad un sistema di integrazione vera. La verità è che si esprime sempre solidarietà, ma che qualcuno faccia qualcosa concretamente per Riace non l'abbiamo fino ad ora visto. Si scrive, si esprime solidarietà, si avvicina a Lucano, vedete qui è con Wim Wenders il foto, infatti l'avevo riconosciuto, però di fatto non ancora continua Francesco Sorgiovanni, una storia d'amore lunga 20 anni che oggi soffre per l'assenza di fondi, e qui ripercorre tutto il diciamo tutta la via seguita in questi anni da quello che è accaduto 20 anni fa, così come nasce la storia di Riace, per poi proseguire. E poi vedete l'intervento, l'accordo, tutta colpa dei migranti, il racconto di Tonino Perna, ex presidente del Parco d'Aspromonte, il presidente Perna che tutti ricordiamo, professore anche universitario, una badante. Vabbè, qui tutto il racconto, insomma. E poi ancora la rinascita dell'accoglienza, ogni amministratore dovrebbe fare come a Riace, e quindi c'è questa staffetta per Riace, lo scrive Mario Capanna. Sono delle belle idee, speriamo che insomma si riesca concretamente a dare una mano. Comunque, a prescindere tutto, il modello di Mimmo Lucano è un modello autentico, genuino, quindi voglio dire, da questo punto di vista è un giudizio che va al di sopra delle parti, poi c'è chi lo condivide, chi non lo condivide, ma certamente è un modo per fare grande solidarietà. La salute passa dalla tavola alla festa della trebbiatura di Mulinum, il noto epidemiologo Franco Berrino. Vediamo, per il medico il vero problema è l'industria che ha azzerato la diversità delle produzioni e ucciso i microbi della terra. Questo il cibo per il guru della longevità. E poi i dati, esplode il morbillo in Calabria, soprattutto
vedete, poi ancora continua la protesta sempre sulla sanità del Marrelli, i soldi dell'immigrazione sanitaria si recuperano migliorando i servizi. E poi il grande bluff dell'ospedale della Sibaritide, vedete Carlo Guccione di fronte al cantiere di Contrada in City, sopralluogo di Guccione sul cantiere che è ancora una distesa di fango. E poi andiamo in Calabria, il piano di De Masi contro le mafie, l'imprenditore di Gioia Tauro ieri ricevuto da Di Maio. Partecipazione dei dipendenti agli utili e public company come barriera sociale, le denunce contro cosche e banche, poi le minacce e una vita sotto scorta, la storia dell'imprenditore che combatte l'andrangheta. Ecco in questa foto con Di Maio dopo l'incontro di ieri a Roma. Poi c'è un altro articolo di Michele Albanese da Polistena, vedete uno scatto della vista di Fico alla valle del Marro. Ancora danneggiamenti nei scorsi giorni, il Presidente della Camera, la COP Valle del Marro, lo Stato è con voi. Roberto Fico, vi sono vicino, non mollate. E poi alla fine una lettera aperta a Di Maio, lei non ha il diritto di chiamarmi ladro, lo scrive Costantino Fittante, ex deputato del Partito Comunista. Non si sa perché, non conosciamo le vicende, quindi ci limitiamo a leggere. Il flop dei cartelli turistici sulla A2, che è successo? La storia regionale dei trasporti scrive all'ANAS, rimuovere e correggere tutto. Praticamente segnalati una serie di cartelli che non corrispondono alla realtà. Purtroppo dopo l'ammodernamento ci sarebbero una serie di errori, quindi non sappiamo per quale motivo, ma certamente vanno corretti. E poi una sezione calabrese dell'Istituto Nazionale di Biologia Marina, il direttore sarà Silvio Greco, lo ricordate tutti, è l'ex assessore all'ambiente della Regione Calabria, eccolo qua, della giunta Loiero se non erro. La compagnia è Aegean Airlines, di che si tratta? Atterrato ieri mattina a Lamezia il primo volo in arrivo da Atene. Una bella soddisfazione, speriamo che insomma è stato bagnato dagli spruzzatori dei vigili del fuoco. E poi i leghisti sotto accusa per una bandiera, la foto con le bandiere e le maglie con il logo della regione a Pontida. Giudice Andrea promette denunce per l'uso del logo regionale. E qui bisogna capire se è un logo istituzionale o se rappresenta la Calabria. Magari sentivano i rappresentanti della regione, hanno utilizzato la bandiera, c'è da capire meglio insomma. La povertà ha la priorità su tutto, contrasto all'esclusione sociale, ieri l'insediamento sul tavolo regionale. Il piano, comprendere le esigenze reali del fenomeno e adottare le giuste soluzioni. E poi il delitto commisso, lavoro, amore, morte a Toronto, tutto in 15 anni. Lo approfondisce Michele Inserra spiegando che da oltre un anno commisso era finito assieme ai suoi familiari al centro di una faida di 'ndrangheta esplosa a Toronto. Lo ricordiamo, è stato ucciso ieri, è stato ucciso nella tarda serata di giovedì all'interno della sua autovettura con la fidanzata che era una canadese di 26 anni nel quartiere appunto di Woodbridge. Dopo aver frequentato l'istituto professionale di Locri si era trasferito con la famiglia in Canada. Da 15 anni viveva lontano dalla sua terra, dove l'ultima volta era tornato 3 anni fa per trascorrere il periodo estivo nella sua Siderno. A Toronto aveva fatto fortuna ed aveva aperto, pensate un po', un ristorante tra i più frequentati della zona. Poi, sempre a Toronto, aveva trovato anche l'amore della sua vita nel maggio di 2 anni fa. In questo contesto, apparentemente tranquillo, si è consumato un delitto che probabilmente ha radici lontane. Negli ultimi 2 anni, infatti, troppi episodi hanno coinvolto i commis originari della Contrada Venarello di Siderno. I detective canadesi sostengono che commis fosse un socio di Johnny Ignami, 33 anni, ammazzato in un agguato nel garage di un condominio nel centro di Toronto nel 2016.
E poi dice ancora, la famiglia della vittima inoltre possiede un ristorante e un bar a Woodbridge, dove già in passato si erano consumati gravi fatti di cronaca, mentre a settembre dello scorso anno in uno dei locali di Commiso un individuo aveva esploso diversi corpi d'arma da fuoco, di cui uno aveva colpito di striscio alla testa un cameriere. Quell'episodio sino ad oggi resta irrisolto, ma rientrò in un'escalation criminale, un'ondata di incendi dolosi e sparatori avvenute in diversi bar, caffè e abitazioni di Vaughan. Insomma, nel mirino erano finiti tutti coloro che erano direttamente o indirettamente avevano legami con esponenti di spicco della mafia italo-canadese. Questa è una nota che ci scrive Michele in Serra. Gli arrestati rispondono al GIP, l'assessore comunale Emma Pati: non ho esercitato alcuna pressione. Interrogatorio di garanzia nell'ambito dell'inchiesta multiservizi, questo ad Amantea. Reggio, il porta a porta in estate è vera follia. Il senatore Sicali critica la scelta di Falcomatà: i turisti non torneranno più. Guardate Reggio in che condizioni è, anche nelle parti centrali, insomma, una vergogna. Verso l'obiettivo rifiuti zero, no a sirene strumentali. Libero Uguali esalta l'azione di Palazzo San Giorgio, periodo buio alle spalle, almeno così dicono. Giudice mi chiese di favorire il boss, il collaboratore di giustizia Giuseppe Scriva in aula. Secondo il pentito, la richiesta su Rocco Filippone arrivò all'ex magistrato Tuccio, che lo vedete nella foto. E poi addio a Girolamo Cotroneo, professore di storia e filosofia, intellettuale di Campo Calabro. E poi sport e musica per vincere la mafia. Scirocco Games fa il quarto centro. Sperimentazione sui beni confiscati. Università Summer School e poi al comune Belli e Gentili su Instagram, il contest dell'estate regina. Ancora Reggio, cultura, un mese a tutta storia, arte e fede. E poi giunta Iaria a Condofuri, ecco le deleghe, vedete i nuovi assessori: Leonardo Manti, Carmelo Maesano, Maria Pontari e Carolina Nucera. Merito Porto Salvo, vedete l'Ancadic sollecita ministeri e carabinieri, scarichi fognari a cielo aperto, autorità locali ancora dormienti. Quello che diciamo che è accaduto ieri, appunto, con i turisti in fuga dalle spiagge, il torrente e il torrente appunto Tabacco. Locride, siamo sulla Locride, Colonia, Ponte Allaro, monta la protesta, si alzano i toni delle dichiarazioni nei confronti della classe politica, cresce la preoccupazione per la circolazione lungo la carreggiata Superstite. Lo scrive Ilario Camerieri. E poi recuperati oltre, a proposito di Ilario Camerieri, vi ricordo che questa sera condurrà il nostro 60 News in diretta a partire dalle ore 19. A Siderno recuperati oltre 21 kg di marijuana, scoperte piantagioni di droga, due arresti, vedete in foto. E poi progetto Sparre, si cerca l'ente attuatore, dovrà gestire i servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti protezione. Da Brancaleone, Agostino Belcastro, scadenza di mandato per l'attuale gestione della cooperativa Exodus Calabria. L'appalto, pensate, avrà durata fino a tutto il 2020. E poi c'è un'inserzione che io vado a leggere perché è bella, a cura Publiface, è pubblicità, però lo leggiamo perché insomma è bella. L'Aspromonte e la sua bellezza in cammino verso la rete dei geoparchi UNESCO. Guardate che belle fotografie che rappresentano di fatto la nostra terra, e qui il Parco Nazionale d'Aspromonte. Ancora sulla Locride, andiamo a leggere meglio, partiti i lavori per il lungomare a Monasterace, l'opera è stata finanziata attraverso il fondo di 1 milione di euro, ce l'ha detto il sindaco un paio di settimane fa, presente in studio appunto qui da noi proprio nel 60 News. Previsto l'ampliamento del lato sud e lo sgombro del camping Punta Stilo. Roccella, Ahmed Vintage presentano il nuovo album, il nuovo lavoro. E poi vedete Dreaming a Gerace, Arianna Diano anticipa l'uscita dell'omonimo album. E poi Romeo e il nuovo consigliere a Siderno, Rosalba Romeo,
prende il posto di Cataldo dimissionario per motivi di salute. Sulla Piana, Tarianova sbarca a Pontida a guidare i leghisti della città, Michele Gullace, ex candidato a sindaco del 2015. Polemica a Tarianova è infinita tra Proloco e Comune, sotto accusa l'organizzazione ancora dell'infiorata. E poi Giffone, il consigliere Sibio, chiede la sistemazione della SP42, strada piena di erbacce, smottamenti e frane. Rimaniamo ancora sulla Piana, andiamo a Oppido Mamertina. Allora, tra musica e cultura a Tresilico, di che si tratta? Festa di Maria Santissima delle Grazie ieri con Gio di Tonno, l'ultimo dei tre incontri. La speranza di un bimbo immigrato, presentato il cacciatore di Medusa. Ed un momento della presentazione in chiesa. E poi Gioia Tauro, nidi distrutti, denunciate tre persone. I rifugi dei balestrucci erano ubicati sotto una tettoia, proprio in un centro commerciale, appunto a Gioia Tauro, vicino al Decathlon. Sono state denunciate le persone che tentavano di distruggere i nidi. E poi due iniziative per giovani disoccupati a Polistena, mentre Serrata, prima giornata ecologica all'insenso del senso civico. Poi ci spostiamo ancora nella provincia di Vibo, vedete, concorso agenti, procedura ulteriormente viziata. Console parla poco ma lascia intendere molto sul caso assunzioni. Il punto verrà affrontato questa mattina nel corso di un consiglio comunale a Vibo Valentia. E poi fondi per gli istituti scolastici, sempre nella provincia di Vibo. Porto, ora implementare cose e corse e servizi. Mentre per quanto riguarda la direttrice delle poste, mette in fuga i rapinatori. Questo dove è avvenuto? La funzionaria si è messa a urlare mandando in fumo il colpo dei malviventi. I carabinieri hanno avviato indagini anche sulla scorta dei filmati delle telecamere. Vedete in foto l'ufficio postale di Vibo Valentia, teatro della tentata rapina. E poi in basso il grande cuore dei vigili del fuoco, salvano un cagnolino precipitato da un burrone. Lo sport, siamo proprio fuori, giusto qualche titolo veloce, abbiamo superato momentaneamente le 8, Crotone, piace l'esterno Bifulco, il Cosenza parte con i rinnovi. E poi ancora, vedete, altre notizie, società e cultura, ma noi ci dobbiamo fermare qua, giusto anche qua il tempo. Le nuvole che c'erano in Gazzetta sul quotidiano non ci sono, vedremo chi avrà ragione dei due. È tutto per questa edizione della rassegna stampa, naturalmente appuntamento con la prima pagina informativa di Telemia che è alle 13.30, per ora in mattinata continuate a seguirvi le repliche della rassegna stampa per chi se l'avesse persa e poi anche metà mattinata il nostro 60 News. Grazie, la replica del nostro 60 News, grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.
centro medico gastroenterologico e polispecialistico endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. E con Meta Roccella fino al 15 luglio sconti del 30% su Marella, Levis e Trustardi Jeans. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 07728. Devi completare il tuo